benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Governo, l'esecutivo Renzi è in carica. Caso Marò, l'India pronta a rinunciare al suo ACT. Casa, in aumento gli sfratti per morosità. Ufficialmente in carica il governo di Matteo Renzi, il Premier e tutti i ministri hanno giurato nelle mani del Presidente della Repubblica. Unico assente al Quirinale Padoan, raggiunto dalla nomina in Australia. Il titolare dell'economia giurerà in un secondo momento. Il governo indiano avrebbe deciso di non perseguire i due Marò sulla base della legge antipirateria e antiterrorismo, lo scrive il Times of India. Lunedì 24 febbraio è prevista la nuova udienza presso la Corte Suprema indiana. Aumentano gli sfratti per morosità. Il fenomeno riguarda il 5% dei contratti d'affitto. Su 2 milioni di locazioni sono circa 100.000 gli inquilini che non pagano. Ultimi dati del Ministero degli Interni evidenziano poi che nel 2012 sono stati oltre 60.000 e in 10 anni il fenomeno è cresciuto del 121,9%. Meno avanzi al ristorante o in pizzeria e più richieste di doggy bag. Secondo un'indagine Coldiretti, nell'ultimo anno più di un italiano su 3, il 36%, consuma tutto ciò che viene portato in tavola. Salgono inoltre al 54% coloro che chiedono di preparare il classico sacchetto per gli avanzi. C'è però uno zoccolo duro, 47%, che non si preoccupa di lasciare cibo nei piatti. Papa Francesco ordina 19 nuovi cardinali nel corso del concistorio ordinario. La Chiesa, dice, ha bisogno del vostro coraggio per annunciare il Vangelo. Tra i neoporporati, che provengono da 12 nazioni, ci sono 16 possibili nuovi elettori. Lascia la compagna e lei minaccia di denunciarlo per violenza sessuale se non le avesse pagato 5.000 euro. Bloccata dai carabinieri una 45enne nel Varesino. È successo a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, dove un 29enne, stanco della relazione, decide di troncare il rapporto. E lei, indispettita, minaccia via SMS di denunciarlo per violenza. Schumi ha mostrato segni di reazione muovendo la bocca. Felipe Massa descrive così, al sito crash.net, le condizioni di Michael Schumacher. Il pilota brasiliano della Williams ha visitato il campione tedesco, in coma all'ospedale di Grenoble dopo il grave incidente sugli sci del 29 dicembre.